Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare il refill a queste unghiette. Ho già spruzzato il disinfettante e adesso vado con la rimozione. Questa punta che mi vedete utilizzare è del sito di Frezza Nail. Qua ci sono anche dei sollevamenti, li andiamo a rimuovere e accorcio. Perfetto, ho fatto la rimozione, adesso vado con un bastoncino in legno d'arancio e sollevo bene le cuticole. Vado con la punta fiamma rossa e faccio la manicure come sono sempre solita. I procedimenti sono sempre quelli. Poi inverto i giri, lavoro da metà unghia verso l'altro vallo laterale. Arrivata a questo punto, quindi vado con le forbicine e rimuovo le cuticole che ho alzato. Posso sempre poi tornare indietro e correggere il taglio se rimane qualche pellicina. Vado adesso con il mio mandrino a giri molto molto bassi e opacizzo tutta l'unghietta, passo proprio anche sul vecchio prodotto, cerco di fare una bella superficie liscia ed omogenea. I giri sono veramente veramente bassi e il cilindretto è a grana fine, mi raccomando. Mi concentro soprattutto sull'unghietta naturale, ma poi io la passo così, vedete, proprio su tutta l'unghia, anche dove ci sono i vecchi residui di prodotto. Mi velocizza la tempistica perché è un lavoro che dovrei fare a mano con la lima, invece così sono molto molto più veloce. Sto andando con la lima a dare la forma, quindi rimuovo gli angolini e vado a fare un ovale. Ho dato la forma a tutte le unghie, adesso vado a spruzzare bene con il cleaner, utilizzo la mia punta e rimuovo bene ogni piccola particella di polvere causa dei sollevamenti, quindi puliamo bene.
mi raccomando. E ora siamo pronte per andare a mettere i preparatori. Inizio a mettere il Nail Prep, sempre il mio solito di Fox, questo qua in boccetta che mi piace tanto. Come sapete, evapora all'istante. E poi vado a mettere il primer non acido. Come primer non acido utilizzo questo sempre di Fox, lo vado a tamponare, poco prodotto. Lontano dalla pelle. Solita accortezza, insomma. Come base utilizzo la Herbase, che vado sempre a mischiare, mi raccomando, e poi la stendo con un pennellino a parte. Faccio un po' di movimenti su e giù, mi raccomando, è importante stenderla bene. Altrimenti poi abbiamo sollevamenti, perché se mettiamo il prodotto successivo dove non c'è la base non tiene. Andrò a utilizzare lo Shine Gel, ma questa volta nella colorazione Milk, quindi il lattiginoso bianco, sempre nella tecnica senza limatura. Quindi vi mostro, magari sull'anulare. Faccio, allora, prima di tutto prendo il mio bastoncino in legno d'arancio e vado di nuovo a tirare indietro le cuticole. Poi vado a fare un piccolo strato con poco prodotto su tutta l'unghia. Adesso con un pochino di prodotto in più, lui ha dentro anche dei micro glitterini, non so se si riescono a vedere, magari dopo a mano finita ve li mostro meglio. E vado a depositare una pallina che poi mi spingo verso la zona delle cuticole e piano piano scendo verso il bordo libero. Pennellino sottile, mi sistemo il prodotto. Quindi sto ben attenta che sia già tutto dove deve essere, importante, perché io poi non limo. Quindi dobbiamo necessariamente guardare il riflesso della lampada e vedere se è tutto perfetto. Se non lo è, aggiustiamo, non andiamo in lampada finché non è estremamente preciso. Se c'è prodotto in più lo tolgo. Qua ce n'è in più. Posso anche aiutarmi, come vi dico sempre, rovesciando l'unghietta. Tenendola un pochino a testa in giù, la giro. La tengo un pochino così. Se necessario, sistemo con il pennellino sottile. Rigiro. Così controllo se il riflesso è perfetto, entro. Le unghiette sono completate, sto andando quindi adesso a sigillare tutto. Una passata sottile.
Ed eccole qua, queste qui sono le unghiette terminate, lucidate, senza aver fatto la limatura. Semplici, semplici, eleganti. Io quindi spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se siete arrivate fino a qua, lasciate giù nei commenti le emoticon del cuoricino bianco. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video.